Un servizio importante al servizio della collettività, un nuovo defibrillatore automatico per il soccorso delle persone colpite da arresto cardiaco è stato inaugurato a Fossacesia in Piazza del Popolo all'interno di una cabina telefonica dismessa, donata all'amministrazione comunale dalla Telecom. Il dispositivo salvavita è stato concesso in comodato gratuito dalla Regione Abruzzo nell'ambito dell'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, che approva le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici. Per il suo corretto uso, 20 cittadini hanno preso parte a un corso formativo teorico-pratico. La proposta di installare un defibrillatore nel cuore della città era stata avanzata dal comune. L'amministrazione comunale ha poi coinvolto la cittadinanza per conoscere il punto in cui installare l'apparecchio ed è stata scelta appunto la postazione dell'ex cabina Telecom. Oltre all'indubbia utilità in caso di emergenza, con la possibilità di prestare i primi soccorsi in attesa dei medici del 118, la presenza di un defibrillatore aiuta anche a stimolare e a diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione. Io sono un infartuato, ho avuto un infarto 3 anni fa e questa cabina può salvare molte vite. È un servizio che la comunità si è dotata finalmente perché l'utilità è indubbiamente rilevante per tutti noi, per tutti i cittadini che ne possono usufruire, ma speriamo non serva mai, ma possa sempre. Abbiamo la sicurezza e la certezza di essere sereni di averla. Il defibrillatore lo possiamo ritenere un servizio importante per la nostra realtà, è un servizio appunto che tante realtà dovrebbero avere, perché nella parola stessa defibrillatore possiamo, in un caso di ci dovesse essere un problema da un punto di vista del cuore, aiutare una persona e quindi avere un pronto intervento.